Direttore Molinari, questi incontri come questo di oggi presso la circoscrizione 8 sono degli incontri che la stampa sta portando avanti da tempo. È possibile identificare un po' un filo rosso che unisce la sensibilità della popolazione? È possibile identificare un carattere comune dopo aver fatto diversi di questi incontri? Non c'è nessun dubbio che i cittadini di Torino percepiscono alcuni problemi come pressanti, che hanno a che vedere con la sicurezza collettiva, la qualità del verde, i trasporti e i pericoli connessi a una vita notturna carica di incertezze, ma anche a una vita diurna dove la mobilità è molto precaria. Questi incontri sono importanti perché consentono ai cittadini e ai nostri lettori di raccontare la loro quotidianità. Il compito di un giornale è raccogliere queste testimonianze, elaborarle e trasformarle in argomenti di conversazione con la città. Ciò che mi colpisce è la passione e la partecipazione che i cittadini di Torino hanno, cioè significa che hanno a cuore la sorte della loro città. E in ultima istanza questa è la risorsa primaria per rafforzare un tessuto urbano. Senza la passione dei cittadini non si fa nulla. Fra i vari punti che i cittadini sollevano spesso c'è il punto sicuramente dell'immigrazione, che è particolarmente sentito ovviamente a Torino. Secondo lei c'è stata un'evoluzione della percezione di questo fenomeno presso i cittadini negli ultimi periodi, nell'ultimo anno? La migrazione e l'arrivo di stranieri nel nostro paese è un fenomeno che tende ad aumentare e continuerà. E così la percezione nelle città tende ad aumentare e anche la sensibilità. E non c'è dubbio che ci sono problemi di integrazione dovuti a carenze di integrazione da parte di chi accoglie, ma anche di volontà di integrazione da parte di chi arriva. Ciò che colpisce però nel caso di Torino è come l'inizio dell'evacuazione del MOI sia avvenuto in una cornice sostanzialmente positiva, e questo ci suggerisce che, come già è avvenuto in altri momenti della storia, Torino può essere una città laboratorio. Cioè, se noi facciamo il paragone su evacuazioni di edifici occupati come sono state gestite a Roma o a Torino, la differenza è sensibile. A Roma, a Piazza Indipendenza, ci sono stati degli scontri in strada. A Torino l'evacuazione è stata graduale e ha visto una collaborazione attiva di chi doveva essere evacuato con chi li ha evacuati. E questo perché ci sono delle istituzioni sul territorio a Torino che sono in grado di fare la differenza, a cominciare dalla Chiesa Cattolica. Secondo lei c'è più un pensiero di pancia che di testa ultimamente nei cittadini, nei torinesi? Al di là della questione dello sgombero del MOI che si è svolto secondo queste modalità, diciamo, ottimali finora. Torino non è un'eccezione in Italia. Gli italiani stanno reagendo in maniera istintiva, spesso emotiva e non razionale al fenomeno della migrazione, perché le migrazioni si presentano con caratteristiche non consuete. Cioè, l'Italia da sempre nella storia è una terra di passaggio di genti diverse. La realtà vera è che negli ultimi 2-3 anni l'arrivo dei migranti ha visto l'arrivo di 100-150 mila persone e che sono arrivate sul territorio in maniera non regolare, e quindi la popolazione italiana si è trovata di fronte a un evento inconsueto, e questo pone al governo e alle autorità locali una sfida difficile sul piano dell'integrazione. Il punto è che l'esperienza delle altre democrazie insegna che per vincere queste sfide serve un nuovo patto sociale fra chi arriva e chi accoglie, e io credo che il patto sociale più efficace è quello che si basa sullo scambio fra parità di diritti e assoluto rispetto della legge.